Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi abbiamo davvero una puntata speciale perché oggi voglio trasformare in Michele Molteni. Non so quanti di voi lo conoscono, Michele Molteni è uno che costruisce una marea di cose strane, a volte strane, a volte utili, comunque costruisce una marea di cose. Oggi ho pensato, perché non costruirmi anch'io qualche strumento che alla fine potrebbe tornarmi utile? Quindi andiamo a vedere di che cosa si tratta dopo la sigla. E allora signori, innanzitutto vi invito ad iscrivervi al canale se volete farlo, se no lo sapete, lasciate perdere, fate come vi pare, basta che guardate i miei video, commentate, mettete mi piace e soprattutto parliamo delle cose. Comunque l'iscrizione è gratuita, ve lo ricordo sempre. Ma andiamo avanti. Allora, che cosa vogliamo fare oggi? Oggi mi è venuto il pallino, visto che sto da un po' di tempo andando dietro la lontra, il martin pescatore, diciamo tutto un po' una serie di fauna acquatica. Era un po' che avevo intenzione di comprare un capanno flottante, quindi un capanno galleggiante sostanzialmente, ok? Quindi un capanno mobile galleggiante. Ma i prezzi sono proibitivi e quindi, visto che io non sono miliardario, sono proibitivi perché, signori, va dalle 6, ho visto 6-700 euro sostanzialmente, o 6-700 dollari, fino ai 1000, 1200, 1500, poi lo sapete oramai le cose non hanno più un prezzo equo. Quindi che cosa ho pensato? Visto che io seguo Michele Molteni, Michele Molteni costruisce una marea di cose, da macchine elettriche, cioè fa davvero di tutto, di più. E visto che io sono un appassionato di bricolage e manutenzione, quindi mi faccio un po' tutto da solo, mi sono scocciato e ho detto adesso mi costruisco anch'io il mio bel capanno flottante. Quindi che cosa ho fatto? Ho preso carta e penna, ho fatto uno schizzo, ho visto un po' di materiale che dovevo comprare ed ecco qua. Questo è tutto, o meglio, c'è anche un po' altra roba. Questo è tutto quello che serve per costruire appunto un capanno flottante, che poi, signori, dovremmo vedere se sarà flottante davvero, perché ci andremo a mettere la bellezza di 6-7 mila euro di attrezzatura sopra, quindi spero proprio che non affondi. Ma ho già fatto le mie ricerche, ho già fatto un po' di studi, c'è già gente che l'ha autocostruito e sembra proprio funzionare. Quindi vi spiego velocemente che cosa sono queste cose. Questi sono dei tubi di PVC, banali tubi, non so se qualcuno si intende di idraulica. Questi sono dei tubi da idraulico, sostanzialmente i tubi del bagno, per dirla molto semplice. Sono dei tubi però dotati già di guarnizione, quindi questi sono montabili e smontabili. Sostanzialmente questa parte qui, la femmina, vi spiego per chi proprio non sa niente, la femmina va qui. Okay, vedete, questo si incastra e quindi questo diventa un pezzo che poi andrà chiuso da questo lato con questo, ok? Questi due sono i due tappi e quindi questa qua forma la struttura flottante o galleggiante. Attenzione che distruggo lo studio. Poi che cosa ho comprato? Due maniglie per appunto poterlo prendere, ho comprato un po' di fascette lunghe perché fanno sempre comodo e un po' di bullonerie varie. E quello che manca qui sostanzialmente è la tavoletta, che credo di utilizzare una tavola di legno, che sarà poi il piano d'appoggio della testa del treppiede, ok? Questa sarà la testa che utilizzeremo e andremo a montare appunto sul nostro capanno flottante. Quindi questo è tutto quello che ci servirà appunto per realizzare questa pazzia. Ovviamente poi abbiamo due bombolette Sprite di color beige e verde foglia per poter mimetizzare la struttura, e al di sopra di queste cose che avete visto verranno montate due asticelle flessibili, quelli da tenda, le tende classiche, le asticelle classiche che vengono utilizzate sempre nelle tende di Decathlon, sulle quali poi andremo ad appoggiare tutta la nostra struttura mimetica, che sostanzialmente è un banale telo mimetico che inutile farvi vedere, quello che vedete sempre nei miei video, utilizzerò quello e comprerò forse qualche peluccio della Ghilia per cambiarlo un po'. Ma a differenza degli altri, diciamo, capanni flottanti che ho visto, aggiungerò su queste strutture del polistirolo, che poi utilizzerò per andarci a mettere dei rami veri, quindi foglie e rami veri o cannucce nel caso siamo in una laguna, comunque in una zona dove ci siano delle cannucce, ok? Per renderlo molto 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 più verosimile. Anche per questo voglio costruirmelo, signori. Lo voglio costruire perché lo faccio seguendo le misure della mia auto, quindi in modo che vada in macchina, lo posso fare che sia smontabile e lo posso fare come mi piace, quindi lo personalizzo al 100%
e quindi ottengo il massimo di quello che potrei appunto realizzare. Allora, bando alle ciance, adesso vi faccio vedere un po' uno schemino così da rendere le cose un po' più chiare. Andiamo a vedere al computer, vi faccio capire un po' meglio di che cosa stiamo parlando, perché magari tanti di voi non sanno nemmeno che cosa sia un capanno flottante. Ok, quindi per chi non l'avesse mai visto, questo è un capanno flottante, quindi come potete vedere una sorta di barchetta con dentro un uomo in piedi. Attenzione, il capanno si sta in piedi, non si sta sdraiati dentro come, o seduti dentro come una barca, e con l'obiettivo, vedete, che spunta da davanti, e mimetici. Allora, questo è un capanno classico che voi potete comprare, e come potete notare in questi tipi di capanno, vedete queste due fotografie che vi ho mostrato, diciamo la struttura è abbastanza alta, sostanzialmente sta tra i 70-80 cm e il metro. Io vorrei evitare di fare questo perché soprattutto in questa fotografia potete vedere che il capanno è molto alto sul pelo dell'acqua, quindi è molto evidente. E vorrei fare qualcosa di più discreto, quindi cercherò di utilizzare una copertura mimetica più bassa. Anche per questo voglio costruirmelo da solo. Adesso vi faccio vedere una struttura, cioè sostanzialmente quello che è l'interno di un capanno flottante. Questo che vedete è una fotografia che ho trovato online, sempre sul web, che ci mostra come è fatto all'interno, ma questo qui però è un capanno che è stato autocostruito. Poi abbiamo anche quest'altra fotografia che invece dovrebbe essere riferita al primo capanno che vi ho fatto vedere, quindi a questo qui. C'è un attacco per la testa classica del treppiede che viene attaccata appunto sulla struttura rigida, e questo è a gommoncino, come potete vedere, proprio il primo che vi avevo fatto vedere. Quindi sostanzialmente questa è l'idea di fondo, realizzare un capanno flottante simile a questo, ma appunto simile perché? Perché io voglio personalizzarmelo. Come potete vedere, questi che vi ho mostrato, oltre al telo mimetico, non hanno niente che sporga e che possa sembrare un ramo, un alberello, una cannuccia, quindi un canneto, e io invece voglio fare qualcosa che alla fine diventi proprio parte della natura, quindi un pezzetto, come dire, un pezzetto di natura che cammina, che galleggia sull'acqua con me dentro. E tra l'altro il capanno flottante, signori, ci si veste o con una muta, ma io credo invece di comprare uno di quei pantaloni molto alti da pescatore con inclusi gli stivali, e quindi si cammina in acque non troppo profonde. Attenzione, signori, non buttatevi in acque di 2-3 metri perché poi rischiate di fare danni. Dovete sempre toccare con i piedi, anche perché dovete dirigere il capanno e lo dovete tenere fermo. E soprattutto, signori, non buttatevi nelle correnti. Questo si usa sostanzialmente negli stagni, nei laghi piccoli. Nei laghi grandi io avrei qualche perplessità. Comunque costruiamolo e poi vediamo come possiamo utilizzarlo. Adesso vi faccio un breve schizzo, uno schemino di quello che di quella che è la mia idea appunto di realizzazione del mio capanno flottante. Allora, abbiamo questa struttura che sto disegnando, che è sostanzialmente di 1 metro di lunghezza, queste sono le dimensioni che sto prevedendo, che è fatta dal tubo grigio che vi ho fatto vedere. Questa struttura invece è sostanzialmente la curva che useremo per connettere i vari pezzi dei tubi. In mezzo metteremo un altro pezzo di tubo, credo di una 60-80 cm, poi un'altra curva, e poi appunto, signori, il restante pezzo di tubo con alla fine ovviamente i tappi, altrimenti imbarchiamo acqua e andiamo giù noi con tutta la macchina fotografica. Questa è l'idea di base, ok? Tra questi due tubi andremo a fissare con i bulloni che abbiamo comprato appunto la nostra tavoletta di legno, che sarà il nostro piano d'appoggio, con due bulloni. In mezzo alla tavoletta fisseremo una barra filettata di 3/8 per poter connettere la testa appunto del treppiede, quindi poterci agganciare la macchina, questa che ho disegnato adesso, anche se è bruttissima, quindi con l'obiettivo. Infine realizzeremo alcuni fori per poter mettere le stecche flessibili, quelle che si usano nelle tende, che sono queste rosse così, e qui abbiamo due possibilità: realizzarle così a croce oppure realizzarle, diciamo, adesso le faccio, no? Blu, facciamole blu, ad arco, ok, quindi a ponticello, ad arco, non lo so, vedete voi. Quindi così viene una struttura quadrata sostanzialmente, oppure con l'incrocio verrebbe a cupolino, a iglu. Vediamo invece una vista, come dire, esterna frontale, ecco, così. Dall'esterno frontale dovrebbe apparire in questa maniera la classica struttura ad iglu che vi ho fatto vedere nelle fotografie precedenti, con una fessura qui in alto per potersi guardare intorno, altrimenti poi non capiamo, magari abbiamo qualcosa a fianco e non la vediamo, quindi lasceremo comunque delle fessure.
Ovviamente il tutto dovrà essere mimetico, ma questo che sto colorando adesso sarà il classico telo mimetico, quindi già realizzato con quelle caratteristiche. Attenzione signori, essendo personalizzabile io potrò anche cambiare il telo, quindi magari in inverno userò un telo più caratterizzato da colori caldi, in estate, a primavera, utilizzerò invece dei colori più, come dire, freddi, quindi sul verde, sulle varie tonalità di verde. Il tubo, che è questa parte inferiore, lo pitturerò appunto con le due bombolette che ho comprato, quindi beige e verde foglia, e quello rimane così tutto l'anno, anche perché poi tanto quello sarà coperto dal telo. Diciamo la larghezza, vi ho detto, sarà tra 70 e 80 cm. Adesso devo prendere bene le misure in macchina per capire quanto spazio riesco ad occupare con queste dimensioni, un metro per 70 80 cm, e l'altezza credo che, a differenza di quello che vi ho detto degli altri capanni, è all'incirca un metro. Io credo invece di spero di lasciarla tra i 40 e massimo 50 cm. Quindi diciamo, invece di questa forma ad igloo, adesso usiamo, non lo so, il colore rosso per correggere, io non voglio utilizzare questa forma di igloo, ma vorrò, esatto, vedete, ma voglio realizzare un igloo più schiacciato, più tondeggiante, ecco, come lo sto facendo adesso con il rosso. Questa è la mia idea appunto di capanno, una cosa un po' più, come dire, meno visibile sul pelo dell'acqua, che sia più bassa sul pelo dell'acqua. Questa è la mia idea appunto di capanno. Allora signori, io spero di riuscire a realizzare tutto in una giornata. Ovviamente realizzerò un video ad hoc, in modo che se qualcuno volesse potrà imitarmi e quindi seguire le mie istruzioni, e poi signori andremo a provarlo, e non vedo l'ora, perché io spero di riuscirlo a fare in brevissimo tempo e riuscirlo a provare in questo fine settimana, magari andando al mio solito stagno, al laghetto che visito di solito, per trovare appunto la lontra e tutta una serie di anatidi e di altri animali che vivono, diciamo, nelle zone d'acqua. Quindi io la chiudo qua, signore, seguitemi, perché questa storia avrà più video, quindi credo saranno 2, 3, 4 video, e perché avremo anche il video della prova, quindi forse saranno 4 video, e quindi vi invito a seguirmi, iscrivetevi al canale, così attivate anche la campanellina, così restate aggiornati e potete seguire tutta questa sorta di miniserie sulla costruzione del capanno flottante. E poi, signori, ci divertiremo di brutto e faremo delle foto veramente da paura. Quindi seguitemi, ciao, alla prossima!